Noi facciamo uno scavo alla profondità di tra i 3 metri e mezzo e i 5 metri e mezzo, c'è anche un cavalcavia da starci sotto. Posiamo una tubatura di 120 centimetri, sono barre da 8 metri, lo facciamo per 1,2 km, quindi 150 barre da 8 metri che vanno dall'incrocio dei viali su Viale Marmora fino appunto al Viale Strozzi passando per Piazza della Libertà. Lavoreranno H24 7 giorni su 7 gli operai di Publiacqua per la nuova tubazione dell'acquedotto in Viale Lavagnini, Piazza della Libertà, Viale Matteotti, tutto in prospettiva della realizzazione della tranvia. Da Viale Lavagnini verso Piazza Donatello resteranno due corsie, una corsia per andare verso il quartiere delle Cure. Questi lavori si dividono in 7 fasi, ora parte la prima fase e poi partirà subito a ruota anche la settima fase. La prima fase è quella che riguarda l'ultimo tratto di Lavagnini verso Strozzi, quindi dal Leone X fino a Strozzi, per la sostituzione della tubazione. E quindi noi abbiamo una modifica importante alla viabilità perché rimarranno verso la fortezza soltanto una corsia di marcia, però ci saranno tre corsie fino ad arrivare all'altezza di Leone X. Sull'8-7, che riguarda Viale Matteotti, l'assessore non nasconde preoccupazioni per la viabilità nelle ore di punta. Ci saranno due corsie di marcia in entrambi i sensi verso Piazza Donatello e Piazza della Libertà. I lavori del primo lotto dureranno 50 giorni, 40 invece il lotto 7.